Volley al Palakemon di San Giustino, presentata la Rosa dell'Alto Tevere, città di Castello. Alessandro Buscemi. Eccoli qui, giovani e giovanissimi dell'Alto Tevere città di Castello. Saranno loro i protagonisti della nuova avventura nella massima serie del campionato maschile di pallavolo, con il compito di tenere alto il nome del volley Alto Tiberino. La squadra che farà il suo esordio in A1 domenica prossima è stata presentata ufficialmente al Palakemon di San Giustino. Dopo il saluto dei rappresentanti delle istituzioni che sostengono il progetto della società, i ragazzi guidati da Andrea Radici si sono fatti conoscere uno a uno, pronti ad affrontare anche le sfide più difficili. Cercheremo di fare un po' dell'entusiasmo, anche della continuità del lavoro dello scorso anno, uno dei nostri fondamenti e uno dei nostri, diciamo, punti di riferimento maggiori. Abbiamo tanti ragazzi che hanno voglia di emergere, quindi la speranza è quella di essere concreti, di, diciamo così, affrontare la quotidianità dell'allenamento come strumento per arrivare a delle performance di altissimo livello. Il 20 ottobre, nella prima di campionato, gli Alto Tiberini affronteranno in casa la Copra Elior Piacenza. Parola d'ordine: restare con i piedi per terra. Le ambizioni nostre è chiaramente fare un campionato dignitoso, senza tanti grilli per la testa. L'importante è che i giocatori diano sempre il 110% e che la gente poi, quando esca soddisfatta e gratificata. Se poi portiamo via qualche punto, tanto di guadagnare.